amici, bentornati in una nuova puntata della Coppia in Cucina con una ricetta riprodotta da noi di Carlo Cracco. Riprodotta, copiata spudoratamente, perché ha fatto un successore, quella di Cannavacciuolo, quindi adesso dobbiamo fare anche quella di Carlo Cracco, se no si offende. Silenzio! Ragazzi, vi diciamo che noi questa ricetta abbiamo avuto l'onore di assaggiarla dal vivo nel ristorante di Carlo Cracco a Milano. Buonissimo. Quindi noi proprio stiamo facendo, vediamo se riusciamo ad avvicinarci più o meno al suo stile. Allora, diciamo subito gli ingredienti: zafferano, stucco, burro e riso. Allora, lo stucco è lo strutto, però Alice lo chiama stucco perché c'ha, diciamo, un po' la puzza, un olezzo di stucco di casa. Poi lui mette anche il formaggio, quindi dopo gratteremo un po' di grana. Primo step. Iniziamo subito decisi, perché qua noi non perdiamo tempo. Prendiamo. Bisogna prendere lo stucco. Dai, ma ti ho preso il cucchiaino. Ma quanto puzza. Ma ti ho preso il cucchiaino, ma guardate che criminale, assassina. Ok, come oleoso. È olio, cioè è grasso. Olio. Lo strutto è grasso. Di che cosa? Di quale essere? Di un animale, dice, penso il maiale. Mi ti giuro che sembra odore di cantina. Ma stai zitta, va, che ti mangi pure la polvere del tavolo. Mi sa di grasso oculare del cinghiale. È nauseabondo. Senti, nauseabondo, aggiungi anche questo. Ok, fermo che mischio strutto. Ecco, il burro sì che... Io comunque, ragazzi, sapevo che il burro si metteva alla fine della ricetta, però ho visto che Carlo Cracco lo mette adesso, quindi facciamo come fa lui. Siamo pronti per il momento clou? Guardate, ragazzi, guardate. No, qua dentro. E dove lo devi mettere? Qua dentro. Butta. Vai. Ora sfrigole già. Gira. Ragazzi, Semplice questa ricetta. Vabbè, i risotti sono semplici, cioè, oddio, sono semplici. Sì, a 22 euro lo metto sto risotto. Ah, ragazzi, lo sapete quanto costa lo zafferano? 60.000 euro al chilo. Andiamo bene. E voi direte. Però, ragazzi, se ci pensate, per arrivare a un chilo di questa roba qua, cioè. Ha voglia di risotti, quanti ne devi fare? Allora io metterei un po' di vino, ma se tanto Cracco non lo mette, non lo metto neanch'io. No, lo scalogno abbiamo dimenticato. Un intero? Ragazzi, qua dentro lui metterà la porzione di riso. Aggiungiamo adesso lo scalogno, ma avremmo dovuto metterlo prima. Mannaggia. Mentre Alice gira, io gratto il formaggio. Mamma, che odore fa. Guarda che sono risotto e cipolla, anche solo quello. Mamma, guarda che spettacolo, guardate. Adesso, ragazzi, quando il riso è quasi lucido, metti lo zafferano, grazie. Non so capace, ma mica tutto questo. Buttalo. Ok, gira. Va bene. Ok, ragazzi, via con il brodo. Ma non diventa giallo. Porca paletta, vabbè, tu fai quel. No, stavo grattando così, guarda. Guarda come grattavo. Oh, senti che odore! Sta diventando yellow. Sì, ragazzi, perché lui ha voluto comprare, come ha messo Cracco, quello in... come si chiama? In pistilli. In pistilli. Invece io lo conosco solo tramite polverina. Quando l'ho visto rosso ho detto, ma scusa, come fa a diventare giallo? Comunque, ragazzi, piuttosto dovete offrire ai vostri amici quando vengono a cena il caviale, ma non offrite lo zafferano perché veramente... Dovete vendere un rene. Guarda che cremosità che sta arrivando. Ecco perché si chiama giallo zafferano. Rosso zafferano doveva chiamarsi. Annusa, guarda che meraviglia. Quando si asciuga ci metti un altro mestolino. Effettivamente sono stato un po' tirchietto con le dosi. Madonna, ne ho messa poca, vabbè, ma io mi mangio altre robe. Oh, ma la si impallava. Ragazzi, voi non avete idea da quanto tempo Mirko voleva fare questa serie. Ma non poteva perché ovviamente eravamo un po' a casa dei suoi e un po' a casa dei miei. Avevamo una cucina brutta. La cucina sia casa dei miei che casa dei suoi non è granché. E quindi non è granché, fa proprio cagare. Quella non butta. Era pulito il tavolo. Era pulito il tavolo. Mettila dentro! Raga, sta diventando giallissimo. Che aspetto. Io non capisco. Ha rilasciato il giallo, ma ci sono ancora i pistilli rossi. Quelli rimangono. Come fa a rilasciare il giallo allora? Perché è all'interno di là c'è la polverina, capito? All'interno dello zafferano. Oh, ma che spettacolo! Cioè, io penso che se avessi visto sto piatto, avrei buttato i pezzi rossi. È buono l'odore. È giallo proprio uovo, dai, ne hai messo un casino, ne hai messo. Esagerato! Preparo la tavola con voi. Dopo la tovaglia, scusa, mi sa che tutti i peli andranno sullo zafferano. Io faccio l'assaggio per vedere se il riso. Certo, proprio per vedere se il riso, vero? Allora Mirko, se tu ti pulisci le dita su questa tovaglia, io ti giuro che ti tolgo la residenza qua dentro. No, vabbè, comunque lo zafferano così è di un altro livello. Guarda, ho messo i piatti. Dov'è il sale? Ecco qua i piatti, fatto. Il sale è sempre al solito posto. Mettiamo un po' di sale. Perfetto. Vuoi che metta il vino? Sta bollendo tutto qua. Ah, guardate cosa abbiamo anche preso, guardate che carina. C'è questa tortina mini 10 euro. La metto qua perché è carina, fa scena.
Però manca un po' di salino, eh. Allora ragazzi, nel video Carlo Cracco dice di lasciarlo completamente riposare per un minuto e intanto... Madonna, ho fatto danno, scusate. E intanto aggiungere il pepe bianco che noi non abbiamo, quindi metteremo quello nero. Cracco, perdonaci. Sembra strano che non abbiamo pepe bianco. Che è? Pepe nero, ragazzi. Ne mettiamo poco. Il pepe va messo sopra ogni piatto singolo. Esatto, basta, pochissimo. E poi metti il formaggio. Vai. Perché poi lui girava velocissimo. Io ovviamente non sarò... Girava velocissimo, ma il pentolino è piccolo. Sì, anche lui ce l'aveva piccolo. Il pentolino. Lui girava veloce, io non sarò mai veloce come lui. Faceva tipo così. E girava così lui, girava così, velocissimo. Oh, l'aspetto è clamoroso. L'aspetto, dai, sì, bisogna essere onesti. Per quanto riguarda l'impiattamento, anche se, ragazzi, non ci crederete, ma anche se è il ristorante di Carlo Cracco, lui non ha badato all'impiattamento. Faccio ha semplicemente io. Messo tutto lì e boh. Vediamo se riesco, eh. Sì. Metto ancora un po'. Sì, questo diciamo che per il ristorante di Cracco ci mangiano in 5 qua. Fanno le porzioni mini. Comunque, no. Vabbè, lo pulisci col fazzoletto. Loro puliscono col fazzoletto, quando si sporca. Stanno trapanando, raga. No, vabbè, non ho parole. Non ho parole. Ok. E infine, ragazzi, come in ogni ricetta che si rispetti, dell'olio d'oliva. Ok, dammi vai. Anche qua un po' d'olio d'oliva. Beh, devo dire che ne esce. Basta. Ok. Raga, il nostro piatto è pronto. Eccoci ragazzi, con l'assaggio. Noi abbiamo preso i calici solo per fare i fighi, ma in realtà ma noi in non... In realtà il vino non so neanche se è ancora buono. Sarà da 3 mesi che è qua dentro. No, no, questo è diventato aceto, altro che... Assaggiamo il riso. Vado. Ah, prima tu? Così, senza neanche aspettarmi? Mamma mia. Assaggiare? Dobbiamo fare più spesso, mi... Porca miseria. No raga, giuro che è esattamente come il suo. Si sente lo stucco. È buonissimo. Raga, è fuori dal mondo, ve lo giuro su Dio. Dovevi mettere un po' di più comunque. È vero, ho messo poco. Raga, ne ho messo pochissimo. Noi quanti risotti abbiamo fatto? Tantissimi, mai questo. Cioè anche con lo zafferano, con la polverina. Ma mai, in questo modo non l'abbiamo mai fatto. È un'altra roba, eh. Devastante. Con la polverina non viene così. Per me l'ha superata quella di Cannavacciuolo. Anche per me. Se siete a Milano, secondo me è un'esperienza da fare. Andare da Cracco e mangiare questo risotto qua. Per farlo a casa o ne fate tantissimo, perché ci abbiamo messo... No, non ci abbiamo messo tanto. No, no, in realtà è quello che ci abbiamo messo di meno di tutti, mi. Comprare tutte queste cose sofisticate e poi fare un piattino non conviene, fatene un po' di più. Io sono estremamente soddisfatto. Sì, anch'io soddisfattissima. Da oggi faremo le classifiche. Questo qua difficilmente verrà superato, te lo dico, eh. Dici? Io vi invito a farlo perché è uno provate a casa, assolutamente. E niente, ragazzi, io sto guardando da inizio pranzo. Dai, mangiati sta torta. Questa dai. Tortina. Mentre Alice mangia la torta, no, io ragazzi vi saluto. No, vi saluto anch'io. Vi invitiamo a lasciare tantissimi like, iscrivervi al canale, attivare la campanella. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi! Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai, che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornata e la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.